Ciao, benvenuto al mio videocorso online, chitarrista pazzesco. Volevo farti vedere questa sera volevo applicare quello che ho spiegato nella seconda lezione dell'hyperbending e volevo farti così qualche esempio per mostrarti come va applicato su magari delle ritmiche. Adesso io non ho una base musicale purtroppo, però ti faccio una ritmica e poi ti faccio vedere quando inserire questo bending, che è molto importante, quindi tipo qua. Scusa, mi viene da ridere, però no, perché c'è un mio amico che mi sta guardando. Cazzo, guardi, sto registrando, sono online. Vabbè, niente, quindi vedi come sono. Ogni tanto devi anche far finta di sbagliare, perché sbagliare, che cioè tutti quanti rompono le balle con le sbagliato, cazzo, sbaglia tu se sei capace, cioè è importante anche quello, voglio dire, anche se sbagli devi far finta di niente, vai avanti. Questo pezzo dei Metallica conosci? Bene, spero che tu abbia capito e compreso, come dire, abbia anche un po' rubato le tecniche che stasera ti ho mostrato. Come vedi, io ho suonato sempre con le frette della mano destra in questo caso, quindi doppio fret, no, doppio finger. Le frette cosa sono? Non mi ricordo. Allora, se hai colto un po' quello che io, se sei stato bravo a guardare dove ho messo le mani, come ho fatto, farai sicuramente molto più in fretta ad imparare. Quindi qua diciamo che per applicare questa cosa con 8 anni e mezzo circa dovresti riuscire ad acquisire quella scioltezza che serve. E niente, spero che ti sia piaciuto il video. Non mettere like, perché non voglio like, piuttosto una donazione se puoi, perché insomma sono momenti un po' difficili, se c'è l'Europa, c'è la crisi, un po' così, no? Io non so più come, cioè ognuno si deve guadagnare da vivere come può, quindi se hai dei soldi da darmi, poi mi chiami, ma scrivi su Facebook, sai, c'è messaggio, metti su messaggio, mi scrivi, poi mi fai capire, mi spieghi quanto, se c'è dei soldi, quanto puoi darmi. Va bene, ti ringrazio, spero che la lezione ti sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao, spacchi frate.